Buon sabato ai nostri amici di Rete 8, oggi vi accogliamo con una ricetta che presenta degli abbinamenti inusuali ma davvero ben riusciti. Ciao Marco, bentornato. Ben rivisti anche a voi e grazie che mi tenete sempre, mi fate entrare sempre nelle vostre case. Oggi facciamo appunto un abbinamento particolare, facciamo un risottino che è un rito fare il risotto, perché il risotto è mantecato, va curato, non possiamo pensare di fare il risotto e fare un'altra cosa, a fare la lavatrice, no. E il riso l'abbiamo già avviato, noi usiamo un carnaroli, e abbiamo un fumetto di pesce, abbiamo sempre pronto, e cominciamo ad avviare sto risotto. Dopodiché le cozze le abbiamo già sgusciate e abbiamo conservato l'acqua di governo, il liquido di cottura l'abbiamo conservato. Invece in un pentolino prendiamo il gorgonzola. Usate un gorgonzola di qualità, perché tanto ce ne va talmente poco che è sufficiente, con un goccino di latte. E lo mettiamo a fuoco basso. E dobbiamo far sciogliere piano piano. Sì, si scioglie, fa la sua cremina. Intanto portiamo avanti il risotto. Prendi i risotti di mare, secondo me, ma questa è una mia opinione, c'è sempre questo problema che alla fine se mantechiamo con l'olio comunque non abbiamo quella cremosità vai a mantecare con il burro. Quindi manca un po' quella cremina che contraddistingue il risotto. In questo modo invece questo problema non l'avremo. Assolutamente. Perché c'è questo abbinamento. Quindi bravo chef, un'ottima idea, sono curiosissima di assaggiarlo, anche perché i nostri telespettatori lo sanno, io sono una grandissima appassionata di risotto, mi piace veramente tanto e quindi sono sempre un po' alla ricerca di queste ricette diverse, intriganti come quella che tu ci proponi oggi, chef. Grazie. Ovviamente il risotto tu hai fatto una tostatura a secco. Sì. Che è la tecnica che io preferisco di più. Io metto un, anche se in tanti non lo fanno, metto comunque una puntina di cipolla bianca o di scalogno, sempre a secco, e faccio tostare tutto a secco, senza burro, senza niente. E dopodiché comincio a bagnare con il fumetto di pesce. Stiamo utilizzando un riso carnaroli, che è quello più indicato per fare i risotti, ma si può utilizzare anche il vialone nano, che è anche molto buono, perché questi sono dei risi che hanno molto amido, tirano fuori l'amido e quindi consentono di avere quella cremina che è tanto buona, chef. Ecco qua, il gorgonzola si è sciolto, quindi ce l'abbiamo. Ha creato il suo liquido. Qui siamo oltre la metà cottura, quindi siamo già avanti con la cottura, e aggiungiamo le cozze. Ecco, consentimi di dire una cosa sul risotto, perché sono abbastanza esperta, in quanto il nostro Franco Franzosi ha tenuto una lezione proprio sul risotto, ha fatto un risotto allo zafferano buonissimo, vi invito a rivedere la puntata, c'è la nostra playlist Lezioni da Chef su YouTube, dove lui ci spiegava in realtà quanto sia importante la tostatura a secco e anche il fatto che il risotto deve essere al dente, cioè non deve essere scotto. Assolutamente no. Deve essere come la pasta, non deve diventare granuloso, cioè quando lo sentiamo granuloso sotto i denti è già scotto, deve avere la sua anima. Quindi non è vero che ha questa cottura lunghissima, 15 minuti al massimo? 15 massimo 20, sì, a dire proprio tanto. A 20, a 15-18, ecco, dipende dal tipo di riso e la tostatura che gli diamo. Quando più tostiamo il riso, più creiamo questo involucro che protegge appunto il germe, cioè l'interno del riso. E fateli i risotti a casa, anche perché il risotto è davvero un piatto molto molto versatile, consente tante tipologie di abbinamenti diversi. D'inverno poi, insomma, davvero un buon risotto riempie la pancia e anche soddisfa il palato e anche il cuore, se vogliamo. Noi il risotto Jennifer lo facciamo al ristorante, però tante volte, sai cos'è? Non ce l'ho in menù per un semplice motivo, perché è impossibile secondo me fare il risotto per una persona. Il risotto va come dicevo appunto prima, va curato, va mantecato, va accarezzato, e poi appunto perché da solo si crea, assorbe gusti, assorbe sapori. Per fare 80 grammi di riso, 100 grammi di riso per una persona sola, assorbe troppo, o esce salato o esce scotto. Almeno dobbiamo avere quelle 4 persone per fare un buon risotto. Dobbiamo essere tutti d'accordo. Poi mo ci devo. È una squadra di pensiero, poi ognuno poi fa come preferisce.
Allora, qui siamo arrivati... Ci siamo! Quasi a fine cottura, abbiamo sì e no un paio di minuti ancora. Aggiungiamo il nostro gorgonzola, la nostra crema, perché vedi, si è proprio sciolto. Il latte serve appunto per creare questa cremina e aiutare il gorgonzola a sciogliersi. Il nostro risotto profumatissimo è pronto e siamo pronti per impiattare. Sì, ci siamo, bello mantecato, cremoso. Bello cremoso, come vogliamo noi, l'abbiamo accarezzato, l'abbiamo cullato, e quindi... Lo abbiamo anche decantato oggi il risotto, sì. E non può che essere un... un trionfo di sapore questo, già lo so, non vedo l'ora di assaggiarlo. Un successo. Ve lo anticipo, appena si spegne la telecamera assaggio il riso. Mi piacciono questi abbinamenti così, eh? No, allora, il gorgonzola non è una cosa nostra, però se un prodotto merita, per quale motivo dobbiamo... Certo, assolutamente. Questo è il bello della cucina. Lasciarsi contaminare, piacevolmente contaminare, anche da altre culture gastronomiche, farle nostre. Mi è scappata una cozza di lato, lo rimettiamo a centro. Senti che profumino! Voilà, e ci fermiamo così, semplicemente con un filo d'olio crudo. Perché abbiamo un olio buono. A posto. E ci siamo. Tanti complimenti. Grazie Jennifer, grazie. Sono piatti belli, importanti, piatti che, di carattere, piatti che rispecchiano il palato. Piatti che ci gratificano, piatti che rispecchiano secondo me invece la tua cucina, che è una cucina genuina, autentica, ricca di sapore, tutta da gustare. E rifatelo questo piatto perché è davvero semplice, lo fate in pochissimi minuti ed è un risultato strepitoso. Grazie chef. Fate buone feste. Continuate a seguirci, a domani. Quando è buona la porchetta, ta 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 ta, questa crosta è una bellezza. I te ne venu cane, mucci cavali cristiane, mucci cavali giovane belle, e Luca di Cicerinelle, la 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 la. Prepara canaletta, etta, salicicia e bruschetta, etta. Quanto fuma rosticino, ventricino e pecorino, maionese rosticino, no. O si pazzo o si cretino, Orga, organetto, pipi, pa. Quanto è bello il cagionello, e su vino e salda cipo, la gazzosa io ci metto. Ma tu dici si lufie, ie, sono lufie di Turine, ie. Giovano lì sulle terre, fregate per la maiella, la. Lutatore sanguinato, noi dire una zampata, la magia del Natale da Febo Garden.
Le ghirlande impreziosiscono ogni angolo di casa. Sceglile nel colore che più ti piace. Da Febo Garden.